Oggi nel mondo c'è versamento di sangue. Oggi il mondo è in guerra. Tanti fratelli e sorelle muoiono, anche innocenti, perché i grandi, i potenti vogliono un pezzo più di terra o vogliono un po' più di potere o vogliono fare un po' più di guadagno col traffico delle armi. E la parola del Signore è chiara. Dal sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno dei suoi fratelli. Anche a noi sembra di essere in pace qui. Il Signore domanderà conto del sangue dei nostri fratelli e sorelle che soffrono la guerra. La guerra incomincia qui e finisce là. Le notizie le guardiamo sui giornali o sui telegiornali. Oggi tanta gente muore. Quel seme di guerra che fa l'invidia, la gelosia, la cupidigia nel mio cuore è lo stesso cresciuto, fatto albero, della bomba che cade su un ospedale, su una scuola e uccide bambini, è lo stesso. La dichiarazione di guerra comincia qui, in ognuno di noi. Per questo la domanda, come custodisco io la pace nel mio cuore, nel mio intimo, nella mia famiglia? Custodire la pace, non solo custodire, farla con le mani, artigianalmente, tutti i giorni. Così riusciremo a farla nel mondo intero. Ricordo che cominciò a suonare l'allarma dei vigili del fuoco, poi dei giornali e nella città. Questo si faceva per tirare l'attenzione su un fatto, una tragedia, un'altra cosa. E subito sentì la vicina da casa che chiamava la mia mamma. Signora Regina, venga, venga, venga. E mia mamma è uscita un po' spaventata. Cosa è successo? E quella donna dall'altra parte del giardino gli diceva: è finita la guerra, e piangeva.